Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e ho questo decimo gameplay di Dishonored. Questo brevissimo gameplay perché ho pochissimo tempo, quindi vabbè dai, meglio poco che niente, quindi continuiamo. Avevamo rapito quella specie di professore lì, barba lunga lì, cosa vuoi. Quindi ora andiamo a cercare di fare qualche cosa, prendiamo questo. E Sto ciao. lavorando su un Sì. prototipo di nuovo arco. Mi Faccia da aspetto che culo. possieda un'energia incredibilmente distruttiva. Ok. Generalmente sarei un filosofo naturale, ma oggi pensa a me come a un umile artigiano al tuo servizio. Umile. Dimmi. Yeah, nuovo potenziamento. Dov'è? Fa vedere. Fammi vedere che cosa hai per me. Sì, ma c'è cazzo. Dov'è sto arco? Sarai tu? Wow. Oh. Bene. Comunque voglio cogliere questa occasione per ringraziare i 300 e passa iscritti. Corvo, Sì, posso parlarvi? certo. Se la milizia dovesse bussare alla nostra Ah, porta, ho un rifugio abbandonato e qui non vicino. aprire. È un posto segreto di fronte al locale. Ok, ora non è Sono più la sola a segreto. conoscerlo, ma posso fidarmi di voi. Fidati, La chiave si certo. trova sotto la mia cuccetta. La cuccetta. In caso di Cosa sei, guai, un cane? mettetevi al sicuro lì. Io lo Ah, è una farò. cuccia. Bene. Stavo dicendo, voglio ringraziare i miei 300 e passa iscritti, ma però vi voglio più attivi, ragazzi. Più attivi. Osteria. Tipo, metto un video e dopo 20, 24 ore ci sono tipo 20 visualizzazioni. Ragazzi, più attivi. Dai, su. Attenzione, cittadini di Su Dunmore. 300 iscritti ne vorrei Saccheggiare le almeno zone evacuate è un un reato molto centinaio, dai, grave e meno la sarà metà, punito su via. Vabbè, sommariamente dagli ufficiali della milizia. calcolando che Mostrate molti di voi orgoglio in questi saranno tempi anche in difficili. vacanza. Rispettate la proprietà e i diritti degli altri cittadini di Dunmore e preservate Fortunati voi che l'eterna siete in bellezza vacanza. della Ecco la nostra chiave! amata città. Sotto la cuccetta. No, dai. Fa niente, dai. Vero? Cos'è il cesso qua? Che schifezza. Andiamo a fare un bel giro. Rubiamo un po' di cose, dai. Tu, via. Tu, via. Mio. Mio. Io non ho rubato Lord Pendleton è niente. partito per la villa per occuparsi di alcune Sì. faccende che riguardano la morte dei suoi fratelli. Immagino. Sono certo che capirete. Certo. Io non ho rubato niente. Sembrava che stavo rubando la mela, ma in realtà non l'ho rubata. Ha sgamato in pieno, porca troia. Vabbè. Meno male che tonto, non so. Mo' ce ne andiamo a dormire. Nel mio locale. Posso dormire. Trucchete. Vedremo cosa ci aspetta. Qui dovremmo interrogare il tipo, penso. Visto che l'abbiamo portato qui, andiamo a interrogare il tipo. Corvo! Sì. Ehi! Hai Ehi. fatto delle facce davvero buffe mentre dormivi. Ma va? Ho deciso di dormire nella tua stanza mentre Calista faceva il bagno. Mi ha detto di correre sempre qui in caso di guai. Ma sì. Calista viene a prendermi appena è pronta. Va bene. Grazie, Corvo.
Prego. Mi sento meglio. Bene. Tracchete, trucchete, tracchete. Sto sognando? Sì. Non è successo niente in realtà. Ciao. Bene, 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 bene. Dove sono? Ho perso l'orientamento, aiuto. Ecco. Ciao. Ehi tu. L'alto sacerdote dovrebbe essere l'uomo più pio dell'impero. Più pio? Vivere nel completo rispetto delle sette costrizioni e guidare i fedeli e le caste religiose verso la santità spirituale. Sacerdote pio. È come il pulcino pio, ma è però un sacerdote. Ui. Ciao amico. Spero che Sokolov collabori. Speravo Sokolov. Di farmi ritrarre nuovamente da lui un giorno. Stavolta da solo. Non ho nulla contro la sua temporanea detenzione, visto che ha aiutato il Lord Reggente. Ma è un peccato. L'ho sempre trovato un uomo affascinante. Che cazzo sei, culatone? Vai via. Culo. Bene. Medico Reggio. Ehi. Ritengo che tu e Corvo vi siate già conosciuti in passato. Almeno lui conosce il significato della parola lealtà. Capito? Io sono leale al mio spirito. Sei tu che complotti con il ricercato numero uno dell'impero. Ma dai. Sono certo che Corvo sia innocente e non abbia ucciso l'imperatrice. E che l'ex capo spia, il cosiddetto Lord Reggente, sia un tiranno spietato e voglia distruggere questa città, cuore stesso dell'impero. Vi sbagliate se credete che tra me e il Lord Reggente regni l'accordo. Non conosco le vostre intenzioni, ma vi assicuro che non mi spavento facilmente. Forse non mi temi, Sokolov, ma temi questi ratti. Anche se non portano la peste, ho sentito dire che un branco può scarnificare un bambino in 30 secondi. La Madonna. Che orrore. Quanto credi di resistere prima di parlare? Prima di implorarci? Ratti? Sono loro i tuoi nuovi amici, ammiraglio? Sono i tuoi amici che ci interessano, Sokolov. Sappiamo che hai parla. La compagna del però entro di dentro e ti spacco la testa. L'aristocratica che sta finanziando i militari con le sue ricchezze. È lei che permette al reggente di controllare la città e dobbiamo sapere come si chiama. Spiacente, ammiraglio. Non ne ho idea. Fai parte di questa plebaglia, ma so che hai i tuoi motivi. Proprio dai, plebaglia. Così. Vogliamo solo sapere chi è la compagna del Lord Reggente. Tutto. Parla. Ho deciso di non dirvelo. Dovrete costringermi a parlare, ma vi avverto, la mia forza di volontà è leggendaria. Va bene. Spiacere, Sokolov. No. Non i ratti. Fermi, fermi! Vi dirò tutto quello che volete. Forza di volontà le leggendaria. Attività intellettuali di Downwall. Vedo. Non posso dirvi molto. Non l'ho mai vista in volto, né ho mai saputo il suo vero nome. Si fa chiamare Lady Boy. Sì, io l'ho ritratta da dietro. E vi assicuro che è comunque un dipinto eccezionale. Ma non so quale Boy sia. Dovevano presentarmela proprio al ballo in maschera dato in suo onore stanotte. Ma immagino maschera? Che non parteciperò. Ballo in maschera a Villa Boyle, stanotte. Tempismo perfetto, Corvo. I Boyle sono ricchi e spietati, quindi la sicurezza sarà alta. Certo, ma tu hai già la tua maschera, non è vero, Corvo? È vero, esatto. C'ho la mia potrai maschera. Potrai confonderti con gli altri ospiti. Certo. Dovrai scoprire quale delle Boyle è legata al Lord Reggente ed eliminarla nel modo che preferisci. Ci siamo quasi. Non c'è problema. Corvo, se avrai successo, potremo colpire il Lord Reggente e insediare la nostra Emily sul trono. Che il vento ti aiuti. Il vento? Perché il vento? Vabbè. Ho sentito che stasera andrai al ballo a Villa Boyle. Avrei un piccolo favore da chiederti. Porteresti questo messaggio al Lord Shaw? Lo vedrai.
È un uomo rude con una maschera da lupo. Rude magari lupo. Mi starà cercando. Oddio. Ok. Va bene. Se proprio insisti, lo troverò. Sapevo che Sokolov ci avrebbe detto ciò che volevamo sapere. Il Lord Reggente non mi è mai piaciuto. Fortuna che aveva una forza di volontà leggendaria. Appena visto i rati si è cagato. Battaglie navali ne hai fatte? Certamente. Hai mai visto i pirati? Ne hai affondati? Jack Sparrow. A decine. Oh sì. Ma non sono storie per bambine queste. Ma io sarò imperatrice, no? E allora dovrò affondare un sacco di navi nemiche. E questo lo fanno le imperatrici, no? Certo. Lo sapevo. Imperatrice. Certe navi sta calmo. Pietro è assente. Do cazzo stiamo sto Pietro che avevo bisogno di qualche cosa. Dai. Porca miseria, eh. A bordo delle streghe che scatenano tempeste e comandano le balene. È vero. Le balene. Dai, voglio. No. Ho più viaggio per si sente. Come ci sei riuscito? Voi non avete visto niente. Io ho bisogno di rubare qualcosa qui dentro. Allora. Merda, è chiuso. Ecco. Voglio questo. Mio. Questo. Non penso che si accorga, no? Ah già che era chiusa, merdaccia, come esco? No. Ma merda. Wow. Per caso perso i sensi? Voi non avete visto niente. Bene ragazzi, questo brevissimo gameplay finisce qui. Vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA. Il buona serata, buon weekend. Telboil. Telboil. Era divertente, ma non per tutti. Pronto?